Era un angolo della città lasciato a se stesso, un fazzoletto di terra adiacente alla piscina comunale parallelo a via Antonio Gramsci, viale d'ingresso dello stadio. È stato il vice sindaco Gianfrancesco Camorrini ad illustrare le novità in termini di viabilità, parcheggi e decoro urbano che riguarderanno un tratto di strada interno a via Giotto in prossimità della piscina. È una bellissima area che prima era tenuta piuttosto male, era un'area più o meno dismessa. E già dai primi giorni dell'insediamento il signor Magara, che gestisce la piscina, e molti utenti della piscina ci avevano chiesto l'opportunità di riuscire a accedere a quest'area retrostante la piscina nei momenti in cui c'è la partita, ci sono eventi talmente importanti che è vietato l'accesso al viale principale dello stadio, e quindi abbiamo pensato di allargare la strada, fare questi marciapiedi e dotarla anche di illuminazione e di verde adeguato a questa zona. Ma presumibilmente a metà del mese di agosto, insomma, stiamo andando abbastanza veloci, quindi penso nel mese di agosto si concluderà. È un investimento di circa 45.000 euro per l'amministrazione e la sistemazione a verde, come si vede, insomma, la riqualificazione di un'area all'ingresso della città che ne aveva effettivamente bisogno. Approfitto della conferenza stampa per dire che in questi giorni partiranno molti cantieri, alcuni sono in corso, quello nel centro di Santa Firmina, tutta la zona vecchia di Santa Firmina, nota tutti come Gaviglia, anche se non è Gaviglia, però la parte alta di Santa Firmina, la stiamo riasfaltando, e alcune di quelle aree erano più di 50 anni che non venivano riasfaltate. Stamani mattina sono partiti i lavori in via Rostini, sempre di asfaltatura, settimana prossima poi ci vedremo per la conferenza stampa su via Petrarca e altre varie che faremo durante l'estate per le scuole, perché interverremo per sistemare dal punto di vista strutturale molti pressi scolastici.